Sono con il professore Sergio Bertalucci e vogliamo parlare di nucleare, però questa volta di scorie, di come vengono smaltite. E che in effetti è possibile smaltirle, però le autorità che dovrebbero invece pensare a organizzare il tutto non lo fanno. Per quale motivo non viene fatto e come è possibile smaltirle senza danno, anche con tutto rispetto. È bravissimo, però è siciliano, è strano. Beh, diciamo che il problema dello smaltimento delle scorie è molto complesso. Diciamo che le scorie si distinguono in tre livelli, basso, medio e alto livello. Per quanto riguarda le scorie di alto livello, che essenzialmente è combustibile esalto che vengono dalle centrali nucleari, in Italia ne abbiamo avuti 4, questi sono tuttora stoccati in depositi più o meno all'aperto nei pressi delle centrali stesse. Invece noi abbiamo una situazione in cui si richiede, diciamo, l'individuazione di un sito per un deposito finale per le scorie di alto livello. E questo è fa parte della normativa europea, c'è una società pubblica italiana che è la Sogin, che ha anche un budget consistente per costruire poi questo deposito finale delle scorie. Il problema, diciamo, che l'approccio al trattamento delle scorie di alto livello potrebbe essere fatto anche con metodi alternativi, che però richiedono un grosso investimento in ricerca. E questi metodi consistono nella trasmutazione o incenerimento delle scorie stesse attraverso reattori particolari. Questi reattori vengono chiamati reattori subcritici. Ora, senza entrare nel particolare, in Europa ad esempio c'è un unico progetto in questo genere che viene portato avanti da un istituto equivalente all'ENEA italiano che si trova in Belgio, a cui partecipa l'Italia anche in misura abbastanza marginale, che comunque va avanti ormai con un programma che dovrebbe arrivare verso, diciamo, dal 2020 in poi alla realizzazione di questa macchina particolare, di questo sistema che deve servire a eliminare le scorie di alto livello. In pratica significa questo, che una scoria, le scorie che potrebbero avere una vita media dell'ordine, diciamo, di centinaia di migliaia di anni, quindi mantenere la loro pericolosità per periodi molto lunghi, possono essere opportunamente trasformate in scorie che riducono la loro pericolosità a livello della radiazione ambientale, quindi tollerabile e sostenibile dall'uomo, nell'arco invece solo di alcune centinaia di anni. Quindi, diciamo, il lascito che noi facciamo alle future generazioni sarebbe comunque molto meno pesante di quello. Naturalmente per questo c'è bisogno però di un grosso investimento in ricerca, che si può fare anche in Italia, nel senso che noi abbiamo le competenze per costruire queste macchine, questi reattori, che sono tutti reattori pilotati da un acceleratore e che potrebbero quindi essere, almeno a livello di studio, non di realizzazione pratica, potrebbero essere fatte anche in Italia. Per cui in qualche modo si potrebbe poi riparlare di nucleare? Sicuramente, ma noi di nucleare non abbiamo mai smesso di parlare. L'Italia, ricordo comunque che ha 6 università che hanno una, diciamo, forniscono, rilasciano una laurea in ingegneria nucleare, vi sono enti come l'ENEA, ma lo stesso istituto al quale appartengo, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in cui si fa ancora ricerca, ma sfortunatamente, diciamo, con una scarsità di mezzi, ma si fa ancora ricerca sul nucleare per produzione energetica. Poi si fa ricerca sul nucleare anche per la ricerca fondamentale, che è però tutto un altro capitolo, tutto un altro settore. Quindi diciamo che è un settore che dovrebbe, a mio giudizio, essere potenziato. Si dovrebbe quindi investire maggiormente. Grazie.